ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il campo di Nobesso di San Nicolò a Tordino è stato assegnato in gestione per 10 anni più altri 10 rinnovabili al CSI di Teramo, Centro Sportivo Italiano. Un campo con un manto erboso di ultima generazione che ha ricevuto già moltissime richieste da parte delle società sportive del territorio. Il CSI si impegna non solo alla manutenzione ma anche a promuovere le attività sportive. Ci sono tantissime richieste da parte delle società sportive del territorio, stiamo cercando di accoglierle il più possibile perché insomma ci rendiamo conto di quanto possa essere strategico questo impianto anche in relazione alla posizione, quindi sicuramente da parte nostra c'è un impegno innanzitutto a renderlo fruibile per le società del territorio e ovviamente anche a valorizzare le attività giovanili e amatoriali che il CSI porta avanti ovviamente sempre attraverso le società del territorio che operano davvero con tanto impegno, soprattutto in questa fase post-sisma. Oltre alla gestione, al CSI toccherà anche risolvere alcune problematiche all'interno del campo. Pronto un progetto per l'ampliamento degli spogliatoi. Ma chiaramente ogni impianto sportivo gestito dai comuni in generale, non solo quello di Teramo, ovviamente hanno delle problematiche perché non sono stati oggetto di un'attenzione continua nel corso del tempo. E quindi stiamo cercando di capire, anche avendo richiesto tutta la documentazione relativa alle strutture qui presenti, i certificati di idoneità statica e quant'altro, per comprendere insomma come ovviare alle problematiche. Sicuramente lo spogliatoio subirà un intervento di riqualificazione nei prossimi mesi, ma cercheremo insomma di arricchire anche questa offerta sportiva su una frazione che è una delle più popolose del comune di Teramo e che quindi necessita, anche per la presenza di tanti giovani, di spazi aggregativi sociali e sportivi. Per quanto riguarda la tribuna, siete in attesa anche delle autorizzazioni? Sì, la tribuna è una delle strutture per le quali insomma, abbiamo richiesto certificato di idoneità statica e adesso abbiamo avuto la firma per quanto riguarda la presa in consegna, però ovviamente in queste prossime settimane siamo comunque in contatto con l'ufficio tecnico per avere tutta la documentazione relativa all'impianto, anche certificati diciamo i manuali di manutenzione che va curata in un certo modo e che quindi sicuramente i nostri tecnici, i nostri operatori cercheranno di portare avanti in maniera impeccabile.